La festa è quella degli innamorati e abbiamo scoperto che è ancora di moda anche tra i giovani, generazioni a confronto che talvolta si scontrano su altri temi, ma che l'amore sembra riesca a mettere d'accordo. Il 14 febbraio a Barletta si festeggia San Valentino, soprattutto a tavola o in casa oppure anche fuori a cena. Questa sera andiamo a cena. Stamattina siamo andati in un bar a prenderci delle zeppoline e un espressino. Quindi si onora la festa degli innamorati. Noi sono 50 anni che stiamo insieme, quindi è bene che... Pennetta l'arrabbiata oggi. No, oggi arrabbiata. Lui, no, non fa niente, che c'entra? Però ci sono i cioccolatini, ci sono tante belle cose. Vengono i nipoti miei, portano i pasticcini. Quando uno si ama, anche se arriva a 90 anni, a 100 wow. anni... Per noi è sempre il primo giorno. Un pasto al forno e carne arrostita. Signora, lei da quanti anni è sposata? 43. Ci racconta com'è che ha conosciuto suo marito? Nelle comitive. Si andava a ballare, quindi si incontrava, basta. Mio marito andava a ballare qualche volta, ma mio padre era un pochino all'antica, non mi faceva uscire. Però in quel contesto, per esempio, ci siamo riusciti a fare tutte le cose nostre. Non fa niente. Questa è bella. La mia amica, che era la sua amica, voleva conoscere un mio amico. A che gli disse: senti, io ti faccio conoscere il mio amico, ma tu chi mi fai conoscere? E mi presentò un gioiello che è lei. Un gioiello, grazie. Falso. Che belle parole. Falso. Voi dite dopo tanti anni, fa piacere. Valentina è andata in gita, se n'è andata in gita. Cioè la signora San Valentino è andata in gita da sola? È così, così è, oggi è così, è cambiato il mondo. I papà a casa, i nonni a casa e le donne a passeggio. Lei che cosa le fa trovare a sua moglie di buono a casa stasera? La porta chiusa, in mezzo alle scale deve dormire. Vedo che l'ha presa bene il fatto che sua moglie è andata in giro. Meglio di così. Ero innamorato. Ora non più. Posso chiederle perché? Non abbiamo più rapporti intimi. Siamo vecchi. Quando una persona si incontra e si innamora, l'innamoramento non passa mai. E da sempre l'amore si racconta con un fiore. Se le rose rosse restano un must, ormai sono consentite anche variazioni al tema. Le rose sono sempre di moda, è il fiore simbolo emblematico di questo evento. Ma le tendenze portano anche su altre cose. I ragazzi preferiscono il fiore colorato, il fiore di campo, sono più semplici. Comunque, voglio dire... Ancora festeggiano San Valentino. I cioccolatini e le rose sono i regali preferiti anche tra i ragazzi che, contrariamente a quanto si possa immaginare, sanno essere molto romantici. Otto, comunque regalo alla mia ragazza perché ci tengo, per dimostrare che comunque a lei tengo veramente. Ma questa è proprio una dichiarazione d'amore. Come si chiama la tua ragazza? Giulia. Senta, non la porterò, credo di portarla da qualche parte, però comunque le ho fatto dei fiori, cose del genere, porto cioccolatini. Come si chiama la tua fidanzata? Alessia. Credo di andare a mangiare qualcosa fuori, al ristorante. E poi, vabbè, naturalmente i soliti regali con rose, cioccolatini, eccetera. Quindi che se ne pensi? In realtà i ragazzi sono molto romantici. Sì, dai, è rimasto un po' di romanticismo rispetto a prima, diciamo. I ragazzi sono romantici? Non sempre, però quando vogliono sanno esserlo.